Sono Marco Marchese e ho fondato un anno e mezzo fa le officine editoriali d'Acleto. È, diciamo, una microimpresa e una micro casa editrice. Ci è voluto un po' di coraggio perché l'editoria naturalmente è in crisi in tutta Italia, quindi aprire una casa editrice, voglio dire, dà il suo lavoro perché si legge poco e i libri non sono, diciamo, particolarmente diffusi grazie alla competizione televisiva. Noi abbiamo pubblicato fino adesso 10 titoli, diamo spazio ad editori emergenti, però abbiamo caratterizzato la linea editoriale della casa editrice sulla valorizzazione del territorio e sull'affrontare tematiche sociali di grande interesse. Io oggi, grazie alla sua visita che ha voluto farci qui nel Borgo di Cleto, la vorrei omaggiare di questo libro che si intitola Malacura. Lei è il primo, se vorrà naturalmente, il primo lettore di questo libro, perché questa è la prova di stampa, in quanto i libri arriveranno fra una decina di giorni e il libro lo lanceremo fra 10 giorni, quindi lei sarà il lettore numero uno di questo libro. Allora, di che cosa parla Malacura? All'interno, peraltro, le ho messo anche c'è una lettera, che la troverà qui, ecco, perfetto. Che poi potrà leggere con calma. Allora, Malacura è la storia di un nostro concittadino calabrese, di Fuscaldo, che racconta la sua storia di malato oncologico attraverso quello che è un percorso, lo possiamo dire apertamente, di mala sanità calabrese, che però ci dà un messaggio di speranza, un messaggio di non mollare mai. E naturalmente questa è una denuncia, una protesta, che non si limita solo a questo, perché l'autore, Ercole Cavaliere, ci lascia anche una proposta per riformare la sanità calabrese, una proposta organica. E io la invito in particolar modo a leggere il capitolo numero 12, perché se alle prossime elezioni lei sarà presidente, si dovrà occupare di sanità. Se sarà eletto fra i consiglieri regionali, si dovrà occupare anche di sanità. Anzi, io mi auguro, ci auguriamo che lei se ne voglia occupare. E lì nel libro c'è una proposta organica per riportare la sanità calabrese a norma di legge, diciamo così. L'ideale sarebbe puntare all'eccellenza, ma visto la situazione di partenza, dobbiamo puntare perlomeno a norma di legge e a quello che sono i livelli essenziali di assistenza. Ne faccia tesoro di questa proposta. Ci faccia sapere, noi siamo assolutamente disponibili come dire, a collaborare anche con tutto quello che sarà necessario. Se vuole dirci lei qualche cosa, anche se lei ha un'idea anche sulla sanità calabrese e tutto il resto, volentieri. Innanzitutto grazie dell'omaggio, grazie di questa visita culturale, storica, identitaria così bella. Complimenti per aver investito nell'editoria della microeditoria, perché è un atto di coraggio, non si riesce a fare profitto in questo modo e quindi lo sostengo da cittadino e da uomo delle istituzioni. E quello che colpisce più di ogni altra cosa in questa terra così ricca è che sono stati calpestati i diritti primari. Qui c'è un problema di diritto all'acqua, di diritto alla salute, di diritto all'ambiente salubre, di diritto al lavoro, di diritto alla depurazione, diritto alla mobilità. La sanità adesso sentiremo in campagna elettorale che saranno tutti per la sanità pubblica. Non ce ne sarà uno che verrà a parlarvi, anche quelli che l'hanno smantellata. Io più che parlare di sanità pubblica farò, perché sono un uomo del fare e delle istituzioni, e quindi l'impegno che prendo è di ricostruire tutta la filiera di sanità pubblica che è stata smantellata, dai consultori, agli ambulatori, ai centri di neuropsichiatria infantile, ai distretti territoriali, alle ambulanze con i medici, agli ospedali, alle subintensive, alle terapie intensive, ai reparti, al personale che manca e soprattutto a cacciare fuori dalla sanità gli interessi dei politici e della mafia, che non dirà dove vanno insieme. Perché se la sanità è commissariata, io me ne sono andato da magistrato che era commissariata, sono tornato dopo 10 anni ancora commissariata, quindi i calabresi pagano le tasse più alte per avere la situazione che è sotto gli occhi di tutti. Questa è una vergogna e io credo che la politica che abbiamo conosciuto finora ha fallito. Quindi io questo è l'impegno che prendo,
di essere credibile, che come diceva Rosario Livatino poco tempo prima di essere ammazzato, da credente come era lui e come lo sono io, alla fine della vita non ti chiederanno se sei stato credente, ma se sei stato credibile. Io credo che questa terra ha bisogno di credibilità. Grazie.